Magnatum pico, o più comunemente tartufo bianco pregiato, il re dei tartufi, l'oro bianco della terra, componente succulenta e lussuriosa di piatti da grandi gourmet. Gioacchino Rossini ne era ghiotto, anche se dobbiamo dire che i francesi, inventori della nouvelle cuisine, hanno sempre utilizzato tartufi neri. Però il bianco pregiato rappresenta l'apice delle varietà dei tuberi e quella che si affaccia nelle prossime settimane fino a dicembre rappresenta, per il re, la massima espressione stagionale. Anche se a livello mondiale sono altre le zone d'Italia ad essere riconosciute come la capitale del tartufo, le Marche e il nostro entroterra sono la vera capitale nazionale del tartufo. Da queste parti proviene più della metà del tartufo che troviamo sui mercati nazionali ed internazionali. Si parte quindi per le fiere che, come ogni anno, hanno per protagonista questo prezioso prodotto della terra. La prima, in ordine di tempo, è Pergola, che quest'anno, dal 2 di ottobre, presenta la sua 21esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Il tartufo bianco pregiato di Pergola, in una grande edizione della Fiera Nazionale del Tartufo che si sta aprendo per le domeniche 2, 9, 16 ottobre qui a Pergola, una grande edizione perché sono anche tantissime le richieste da tutta Italia per poter partecipare a questa Fiera Nazionale, che è diventata una vera e propria vetrina non solo del Made in Marche e dei migliori prodotti di Pergola, a cui al centro poniamo il tartufo, ma una vetrina del Made in Italy in campo internazionale.